Cari fedeli, buongiorno. È in corso lo scrutinio della prima votazione e già chiaramente si delineano le due opposte tendenze del Sacro Collegio. Piazza Colonna bianca. La tu mamma bianca. Piazza Colonna Canareggio bianca. In attesa del risultato dello scrutinio, che si prospetta quanto mai incerto, dato il sostanziale equilibrio delle forze che si contrappongono, ora facciamo un breve sondaggio di opinioni. Voi, per chi avete votato, Eminenza? Per il cardinale Canareggio, l'uomo giusto al posto giusto. Segnate subito questo. Piazza Colonna bianca. Eminenze zittine, lo scrutinio continua. Bianca, Canareggio. Eminenza, Piazza Colonna. Per il servizio opinioni, allora voi per chi avete votato? Per il cardinale Piazza Colonna. Grandissimo moralizzatore. Bianca. Segna. Canareggio. Un autografo, Eminenza. Canareggio. Canareggio. È veramente un santo uomo. Sì. Ringraziatemi, suor Orsola. Canareggio. Canareggio. Piazza Colonna. Canareggio. Canareggio. Pare che vi sto cacando in testa, Eminenza. Canareggio. Piazza Colonna. Piazza Colonna. Canareggio, Piazza Colonna, Piazza Colonna, Piazza Colonna, Piazza Colonna. Le schede sono pari. C'è stata la fumata, Eminentissimo. Eh? È nera. Ah, è nera per tutti. Sorellevi, chiudete qua la tenda, entra un sacco di fumo. E io devo rifar bucato. Mo finché la fumata non è bianca, io li panni non li lavo più. Ecco, così va meglio. Insomma, meglio. Il fato incombe e la tragedia cova. Sorellevi, mi scappa di piscià. Se n'è andata. Questa quando ti serve non c'è sta mai. Il paese cambia, ma i cardinali sono sempre gli stessi. Guarda, dove ha messo l'orinale sta mignotta? Pare che me lo fa apposta. Non so pronto. Non mi tagliate il filo. Io l'aspettavo, ma non così in sur subito. Su, su, fate presto, pisciate e andiamo via. Sì, no, ma che piscia fa, se devo morire? E perché volete morire? Ma non siete la morte? Ma no. Sono me. Mi sono dovuto travestire per uscire dal conclave. Ah, siete voi. Allora piscio. Sì, sì, ma non perdiamo tempo. Ho bisogno del vostro voto. Non potete dirmi di no. Mi appello al vostro senso di responsabilità. Avete fatto? Fatto? Io ancora devo cominciare. Ancora? Oh, karma, c'è il tempo suo. Io ho un'età, non so mica una creatura. C'ho il coso, che? Come il si chiama? Il ballo di San Vito. Bravo, fate voi, va, che c'avete la mano ferma. Io? Non siete pratico, eh? Ci vorrebbe la sorella Vigge. No, no, date qua, faccio io. Quanto è brava la sorella Vigge. Ecco. Ecco, voi tenete la direzione, eh? Sì. Mo a trovarlo. Ecco, ecco. No, non è. Ah, eccolo, eccolo. Ah, com'è bello, piscià. Se fossi ricco, piscerei sempre. Sì, ma più al centro. Una volta, fietto mio, ci coglievo. Datemi il voto. Datemi il voto. O dovrò chiedere perdono a Dio per quello che succederà stanotte. A mano. A mano, a mano, a mano. A mano. Una paralisi per la mano. A mano. Ecco lì, è passato l'angelo.
No, no, rivia, rivia. State attenti, Eminenza. Visitare ammalati è cosa meritoria. Ma l'Iracondia è un peccato capitale. Insomma, volete alzarvi o no? Ma io sto già in piedi, non lo vedete? Pronto per l'ultima chiamata. E allora crepa! Ti stupisce addosso! E invece io vi auguro di arrivare almeno a domani. Cancella. Deve essere uno dell'altro conclave, Artuzzo. Eminenza, e così stiamo in maggioranza. E mo siamo riannati pari e patta. Una notte e di già 36 di noi mancano all'appello. Capisco che Domine Dio chiama sei migliori. Allora quelli che restano a eleggere il Papa chi sono? I peggiori. Io vi domando che cosa succederà stanotte, la notte di San Bartolomeo. Ma chi ci resta un'altra notte? Votiamo e andiamo via. Ma che si vota l'orinale. Qui sono spariti 18 cardinali per parte. Le schede bianche le sono sempre le stesse. Allora cosa femo? Qui non c'è via di scampo. Ormai per superare il conflitto di potere ci vuole un papa di transizione per rifondare il papato. Un papa interlocutorio, un uomo probo e benigno. Allora so io. Voi sarete probo, ma non siete benigno. Anzi, a pensarci bene, siete improbo e maligno. Ah, sì. Allora ti... Eminenze! Che madonna! Stiamo offrendo lo spettacolo indecoroso. Io capisco i contrasti, ma il confronto deve essere civile. Va bene, confrontiamoci civilmente. Ma il Papa chi lo fa? Qui ci vuole uno... Uno che non sa, uno che non capisce, che non mette bocca. E che magari muoia anche presto. Sì, è sicuro. Allora però deve essere uno che muore proprio presto. Noi non siamo mica eterni.